Questa iniziativa è molto importante per la nostra scuola perché rappresenta da una parte la continuità e dà il senso dell'importanza del Pacini nella città e nel tempo. 100 anni dell'Istituto Pacini, 100 anni di Pistoia, il racconto narrato dalla mostra che l'ex chiesa di San Giovanni di Corso Gramsci ripercorre la storia dell'Istituto Superiore, una storia ricostruita dagli studenti dell'attuale quarta C che in forma di cooperativa, secondo un progetto di alternanza scuola-lavoro, hanno messo insieme i pezzi di questa vicenda recuperando vecchie foto e vicende del passato. In collaborazione con l'associazione Noi del Pacini, i ragazzi hanno raccolto tutte queste testimonianze che espongono e che mettono a disposizione della città, quindi è veramente molto importante per noi. Quest'idea progettuale è nata a seguito appunto della celebrazione dell'evento dei 100 anni del Pacini, nel corso del quale appunto è emerso, diciamo, in modo incisivo e importante la volontà del popolo pistoiese di dare traccia appunto dell'importanza di questo istituto, soprattutto da parte dei pistoiesi, ma soprattutto da parte di quelli che hanno studiato in questo istituto, che lo hanno sempre considerato un punto di riferimento culturale. Il progetto, che ha ricevuto il patrocinio del Comune, è stato realizzato anche con il coinvolgimento di Vivalbanca, Confcooperative Territoriale Toscana Nord, la cooperativa Scriptamanent e il contributo della Fondazione Caribit. Nell'occasione la mostra è visitabile sino al 26 di maggio, sarà in vendita anche la biografia dell'ex preside Baldassarri, i cui proventi saranno devoluti alla Fondazione Mike. Partecipo a questo evento con grande emozione, devo dire la verità, perché sono in una veste tripla, come ex studente, ex rappresentante di istituto. Ci sono delle foto anche che ovviamente mi rappresentano come amministratore, quindi assessore alle politiche giovanili, e come socio fondatore dell'associazione Noi del Pacini Onlus. Una grande emozione perché è una scuola di eccellenza, una scuola che ha dato tanto, sta dando e darà in futuro moltissimo dal punto di vista umano e dal punto di vista professionale di chi uscirà da questa scuola. È veramente importante questa mostra fatta dai ragazzi che hanno creato questo progetto di cooperativa e quindi l'hanno strutturata loro, e qui si vede già la mano di una classe quarta che è veramente una mano importante.